Benvenuti per il terzo e ultimo di questo primo ciclo di incontri con gli autori sul tema tra parole e immagini. Oggi abbiamo la fortuna e il privilegio di avere con noi uno dei filosofi italiani più importanti, Paolo Virno. Paolo Virno è professore di filosofia del linguaggio all'Università di Roma III. E diciamo negli ultimi anni il suo lavoro è caratterizzato da uno scavo originalissimo sul tema dell'umano in quanto animale parlante. Cito solo alcuni titoli: Quando il verbo si fa carne, Linguaggio e natura umana del 2003 e così via all'infinito, Logica e antropologia del 2010. Un libro che mi ha molto influenzato anche da un punto di vista, diciamo, professionale e neuroscientifico, come dicevamo prima, Saggio sulla negazione per un'antropologia linguistica, 2013, e infine, mi verrebbe da dire l'ultimo pubblicato, ma il penultimo, perché poi ci parlerai anche di questa ultima fatica. Ma iniziamo partendo da questo libro, Avere, sulla natura dell'animale loquace, ed è un libro, come dicevo a Paolo prima, che riserva continue sorprese al lettore, perché partendo da questo apparentemente innocuo verbo, avere, sviluppa una tesi sulla natura dell'umano che è asimmetricamente decentrato, perché partendo dal presupposto che non si può che avere ciò che non si è, ma partendo da questa tesi iniziale, Paolo Virno parla dell'amicizia, parla del possesso e fa una connessione tra il tema dell'avere e il tema delle idee. Ma non voglio sottrarre altro tempo e quindi gli cedo volentieri la parola. Grazie non formale a Vittorio e a tutti voi. E mi trovo nella curiosa posizione di chi, bene o male, ha detto delle cose nel libro titolato Avere e ora ha appena dedicato tutte le sue cure, le sue premure al sequel di Avere, una sorta di prosecuzione necessaria che implacabilmente uscirà quest'autunno a novembre e che ha un titolo imbarazzante per alcuni eventuali acquirenti, perché il titolo in questione è dell'impotenza, per cui un libraio colto, le due cose non vanno sempre insieme, ci sono librai non colti e qualcuno invece che lo è diceva: questo libro sarà acquistato, se sarà acquistato, da lettori maschi con quel pudore e quella reticenza con cui un tempo si compravano riviste pornografiche in edicola, per cui si pigliavano delle cose più rispettabili per infilare in mezzo quella erotica, così questo testo dell'impotenza. Ma vi dirò, questa posizione a mezza strada fra il già stato e ciò che sta per essere, tra avere e dell'impotenza, mi trovo anche tutto sommato a mio agio. Posso dire alcune cose sul libro che è stasera in discussione, a partire dall'angolo prospettico di ciò che ne è seguito. Ma in fondo tutto sta nel prendere sul serio quello che ci hanno insegnato, volenti o nolenti, al liceo. Come ha definito l'animale umano il filosofo greco chiamato Aristotele? Zoon, da cui è giardino zoologico, no? Animale. Logon,
e qui tutti a cervellarsi per più secoli, logon che vorrà dire, è l'accusativo di logos ovviamente, che vorrà dire? Alcuni dicono pensiero, altri traducono che Dio li perdoni perché a me non riesce, ragione. Altri dicono linguaggio, presumibilmente logos è ciò che noi oggi definiamo pensiero verbale, cioè un pensiero che non potrebbe esserci, non potrebbe svolgersi senza sintassi e semantica. E zoon, logon, e però c'è la terza parola che è stata trattata con una disinvoltura a volte prossima come posso dire, alla trascuratezza. La terza parola è eikon, che viene dal verbo avere, eke in greco, e che è l'equivalente del nostro participio presente, avente. L'animale avente il pensiero verbale, dove quell'avente giustamente, per essere accettato in società, è stato parafrasato con che ha, animale che ha il linguaggio. È mai possibile che quell'avere sia stato un vezzo retorico, una formula stilistica, un ritrovato casuale? Oppure bisognerebbe concedere un'importanza a questo terzo termine, a questo termine clandestino, che ha il linguaggio o il pensiero verbale? Bisognerebbe concedere una attenzione particolare, ripeto, trattandolo in modo diverso che se fosse un accento circonflesso. Cosa vuol dire che abbiamo il linguaggio? Beh, avere il linguaggio, dico linguaggio d'ora in poi per brevità, intendo sempre pensiero verbale, pensiero strutturato dal passato remoto, dal futuro anteriore, dalle preposizioni, dal congiuntivo, dal condizionale. Bene, allora, questo avere linguaggio significa che il linguaggio non è un istinto specializzato, qualcosa con cui coincidiamo come il pesce con le sue branchie o non so quale coleottero, in questi casi si citano sempre dei coleotteri. Non è un istinto specializzato. Si presenta anche in forma di deficit, nasciamo taciturni. Infanzia significa solo essere taciturni, essere non ancora parlanti, il resto è leggenda, e o incappiamo nell'afasia. Questo avere il linguaggio, cosa che ci suggerisce? Parto da qui perché è una frase che ci ha assediato tutti, volenti o nolenti, ripeto, quando siamo andati al liceo o in qualche modo siamo stati istruiti. Questo avere il linguaggio significa che non coincidiamo con il linguaggio, non siamo tutt'uno con il linguaggio, non vi è un rapporto di indiscernibilità con ciò che pure ci definisce. Se no sarebbe troppo facile, no? Dire, vabbè, non coincidiamo con. Non è uno di quelli che i filosofi chiamano un predicato analitico. Predicato analitico si intende una qualità che è già contenuta analiticamente, per l'appunto, nel soggetto grammaticale, come accade per i sinonimi. Scapolo è uomo non sposato. Ecco, l'animale loquace ha questo suo linguaggio in modo assai diverso da un predicato analitico. Il verbo avere ha la caratteristica saliente di istituire un rapporto di attenzione, lo dico per favorire me stesso, dire sciocchezze va benissimo, fa parte del gioco, essere oscuri invece no, è imperdonabile. Allora, il verbo avere istituisce un rapporto di non identità fra possessore e cosa posseduta. Questa è una sua caratteristica strutturale, come altre caratteristiche qualificano la copula. È Paolo, è buono, eccetera eccetera. La non identità, un rapporto estrinseco,
fra il soggetto che possiede e la qualità, prerogativa, facoltà, capacità posseduta. Un rapporto estrinseco, ma sarebbe troppo facile cavarsela dicendo le cose che abbiamo sono come dei satelliti significativi, variopinti, talvolta affascinanti, talaltra calamitosi, ma periferici rispetto al modo d'essere del primate superiore Homo sapiens. No, le cose che il primate superiore ha e non è, lo definiscono, senza di esse questo primate non avrebbe la natura di cui dispone. Quindi tutta la difficoltà, a mio parere, quando si legge zoon, logon, econ, animale che ha il pensiero verbale, è tenere assieme la non identità fra questo animale e questa prerogativa, ma anche il fatto che senza questa prerogativa, nel caso addirittura il pensiero verbale, verrebbe meno la specie in quanto tale. Non avremmo da parlare dell'Homo sapiens, quindi qualcosa che definisce, ma non è, altra parola decisiva che viene dal greco, è passata per il francese e il tedesco, ma poi più o meno ci capiamo anche in italiano, non è consustanziale, non è tutt'uno con. Parliamo come mangiamo, nel senso che è più difficile fare filosofia evitando il consustanziale. Non vi è un'unità simbiotica. Allora, il problema è questo. Rispetto alla nostra biografia, ai nostri fallimenti duraturi, ai nostri parziali e provvisori successi, rispetto alle insurrezioni a cui avremmo voluto partecipare e all'obbedienza a cui ci siamo piegati, l'insieme della nostra biografia, vi è un rapporto garantito, illustrato dalla copula Paolo e la sua biografia, elenco di vicende cui facevo riferimento prima, o è più pertinente quella relazione di parziale non coincidenza, anche se l'unica biografia di cui dispone naturalmente, e sono le uniche esperienze che ha realmente consumato, che è quel rapporto di non coincidenza che è espresso appieno dal verbo avere. Io ho un certo numero di esperienze e fin qui la cosa può essere interessante, ma non pone problemi estremi. I problemi estremi li pone laddove non si tratta soltanto delle esperienze fatte o subite, ma delle prerogative, dei requisiti fondamentali che ci permettono di aver fatto quelle esperienze. Quindi linguaggio, ovviamente, memoria, neotenia, che sarebbe semplicemente infanzia cronica, che restiamo parzialmente incompiuti, indefiniti per tutta la vita, traducendo. Ecco, queste caratteristiche sono qualcosa che, con il quale abbiamo una relazione di simbiosi, di consustanzialità, o nei confronti delle quali, attenzione, non le esperienze, ma ciò che ci ha permesso di fare le esperienze che abbiamo fatto, come le abbiamo fatte, per così dire il bagaglio, la cassetta degli attrezzi del nostro stare al mondo, seppure quella cassetta degli attrezzi è legata a noi da una relazione di non identità. A mio parere ci sono due indizi, naturalmente ce ne sono molti altri e forse più congrui, che attestano come l'animale umano ha con la sua natura o essenza. Chi preferisce natura dica natura, chi preferisce essenza, cioè con il suo che cos'è, tanto quelli per essenza intendevano natura, ha con la sua natura o essenza un rapporto improntato all'avere. L'animale umano è il primate superiore che ha
la propria natura e che non coincide del tutto con essa. E questa relazione estrinseca di non coincidenza è un tratto decisivo della sua natura. Questo è il problema, naturalmente, capire che questa relazione di non totale indiscernibilità, di non totale coincidenza, di non totale simbiosi. A me, a casa mia, usavano sempre il termine simbiosi per dire tutt'uno, no? Di non totale simbiosi con la propria natura è un tratto significativo di questa natura. Comunque, ci sono due indizi, se ne possono trovare di migliori. Quella che noi chiamiamo l'autoriflessione e quella che noi chiamiamo l'uso della nostra vita. L'autoriflessione che significa? Che ci rappresentiamo, è quello che Platone chiamava il dialogo dell'anima con se stessa, ma insomma poi ci sono stati altri modi di dire la stessa cosa, in cui siamo al tempo stesso, nel caso che siamo particolarmente moralisti, diciamo siamo giudici e imputati, comunque siamo oggetto osservato e soggetto osservatore. Questa capacità molto sviluppata di autoriflessione, che poi trova il suo compimento, se volete, nel pronome personale io, croce e delizia di mezza storia della filosofia. Ma insomma, questa autoriflessione come sarebbe possibile se non vi fosse un distacco fra noi e noi stessi? Come potremmo osservarci, deriderci, giudicarci se coincidessimo appieno con le esperienze e con le prerogative che ci permettono di fare esperienze? Mancherebbe quello spazio, ma spazio è l'ultimo dei termini, forse, in cui buttarla in topologia non è il massimo, ma mancherebbe, diciamo, quella distanza che permette la rappresentazione che poi i liceali prendono per buona. Ci dice l'autocoscienza, c'è la coscienza e poi l'autocoscienza che giudica, no? Sì, ho capito, ma questa distanza che permette la rappresentazione innanzitutto di sé, che è il fatto basilare, e poi, perché no, il giudizio, il rimorso, eccetera, senza questa distanza. E voi ditemi dove questa non sto dicendo voi, ditemi, dico, io mi sono posto all'epoca il problema di dire, ma questa distanza, che è talmente basilare che determina funzioni della natura umana, autoriflessione, autocoscienza, è talmente basilare che non la si vede più. Bene, ma questa distanza a che cosa può essere imputata se non al fatto che noi abbiamo una relazione, ricordate quella che per me naturalmente può essere un capo d'accusa, è la paroletta strategica, una relazione estrinseca di non identità con la nostra natura e le nostre esperienze. L'altro indizio di questa centralità del verbo avere in una indagine sulla natura umana è dato dalla nozione di uso. Naturalmente noi usiamo computer, cose, eccetera, usiamo enunciati, usiamo ironie, sarcasmi, usiamo moltissime cose, ma l'uso che noi facciamo, ricordate che l'uso sta agli antipodi del consumo: il consumo distrugge qualcosa, l'uso lo impiega senza per questo estinguerlo. Ma comunque l'uso, quella roba per cui Wittgenstein diceva, guardate, il significato alla fine dei conti, lasciatevelo dire, coincide con l'uso che facciamo di enunciati e parole. Bene, l'uso centrale è l'uso della propria vita. Tutti gli altri usi, compreso l'uso del linguaggio, non si spiegano se non questa relazione di uso con la propria vita. Ma domanda, naturalmente domanda retorica, è concepibile un uso di qualcosa, in generale, nel caso della propria stessa vita, uso da cui dipendono tutti gli altri usi, uso cruciale da cui dipendono tutti gli altri usi, se vi fosse una coincidenza supina, una relazione intrinseca, un rapporto di identità con questa vita, noi possiamo definire, proprio con questa definizione generale di uso, noi possiamo usare solo ciò con cui almeno in parte non coincidiamo.
A questo punto lasciate che, giocando malamente, sono afflitto da un difetto ridicolo, stasera e da 15 giorni. Non vederci o vederci male è un difetto tragico. Non sentirci, sordità parziale, spero bene provvisoria, invece è un difetto ridicolo. Allora, lasciate che giocando questa parte da naufrago fra il libro chiuso e il libro che sta per uscire, che ne è il sequel, questo su dell'impotenza, propongo alcune riflessioni che sono più sviluppate nel sequel dell'impotenza e solo accennate nel libro sull'avere, ma si tratta di un tessuto, di un ordito omogeneo. Pensate alla relazione che noi abbiamo con tutto ciò che chiamiamo con i greci potenza. La paroletta greca è dynamis, da cui tutti i termini della dinamica in fisica, del dinamismo atletico o nelle palestre, insomma, dynamis, potenza. Attenzione, potenza può essere tanto, e sono i casi che più ci interessano, potenze innate che fanno parte del nostro patrimonio genetico, del nostro bagaglio biologico, diciamolo come vogliamo, e quindi in quel caso abbiamo la facoltà, facoltà è il termine equivalente di potenza, facoltà di linguaggio, memoria, e si possono continuare. Oppure possono essere potenze, abilità, apprese, frutto di un lungo tirocinio. E allora c'è la disperata nostra capacità di suonare il violino, che ogni tanto decidiamo perfino di tradurre in atto con esiti catastrofici. Allora, potenze innate e potenze acquisite. Ma qual è la caratteristica di qualsiasi potenza? Uso il termine antico, ma basta tradurre in facoltà, capacità, attitudine, abilità, è che di per sé non è niente di reale, non ha alcuna attualità. Quel che è potenziale, va da sé, è inattuale, e inattuale significa che è non presente. Questa è la definizione cruciale di potenziale. È potenziale quello che è inattuale, ma dire che qualcosa è inattuale significa dire che non ha apparenza fenomenica, non ha un aspetto, non è constatabile. E da tutto il profilo temporale non si colloca nel calendario, non ha una collocazione, una ubicazione cronologica. Allora, la domanda è questa. Le potenze, facoltà, capacità, abilità, innate o acquisite con apprendimento e tirocinio, sono qualcosa che noi siamo? Rispetto al quale vale la relazione intrinseca di identità sancita dalla copula e o qualcosa che noi ci limitiamo ad avere. La domanda, tutto voglio tranne che di fare una conferenza sulle cose scritte, quindi me ne distacco largamente. La domanda è: come potremmo noi, che guarda caso abbiamo una collocazione spazio-temporale, siamo reali, abbiamo un aspetto, non gradevole sempre, ma abbiamo un aspetto, un eidos, da cui viene poi la paroletta idea, pensate come è curioso, abbiamo un aspetto, siamo presenti, siamo reali, come potremmo essere qualcosa che invece è per definizione irreale e inattuale? Ci deve essere una relazione intrinseca di omogeneità, di compatibilità tra il predicato, ma chiamo facoltà del linguaggio come puro poter dire, ben inteso, o memoria o altro, e il soggetto grammaticale che lo è.
Allora, sapete cosa succede? Che se noi sostenessimo che noi siamo le nostre potenze, avrebbero ragione dei filosofi troppo a lungo disprezzati, anche perché non è rimasto alcun nome proprio, e quindi vengono chiamati come se qui un gruppo di filosofi assolutamente notevoli venissero chiamati i parmensi. O si dice parmigiani, parmensi. Parmigiani in città, parmensi. Vabbè, i parmensi. Ebbene, l'equivalente di un gruppo assolutamente vivace e innovativo di filosofi greci, mancando i nomi propri, fu chiamato, dato che stavano tutti nella città di Megara, megarici. Cosa sostenevano questi megarici? Che poi Aristotele fece a pezzi in quel trattato sulla relazione tra potenza e atto, che è il nono libro della Metafisica. Però costoro erano dei ragionatori di valore, i quali dissero: ah sì, voi parlate di potenza, ma la potenza, mettiamo la capacità di un architetto di costruire villette liberty, esiste questa potenza, questa capacità o facoltà, solo quando è attuata, cioè quando dà luogo a fenomeni constatabili, reali, collocati nello spazio e nel tempo. Non esiste in alcun modo, è una superstizione parlare di facoltà, potenzialità, dynamis, prima o dopo la loro attuazione. Perché? E perché non potete mica imputare col verbo essere a dei viventi, a degli animali reali e presenti qualcosa che non è attuale, non è presente. Di fatto, quando voi dite l'architetto, ci andarono pesanti i ragazzi di Megara, quando voi dite che Emilio ha la capacità di costruire, perché è un architetto, no? Ha la potenza di costruire, voi intendete solo, con un giro di parole, con inutile retorica, riferirvi alle ville che ha effettivamente costruito Emilio. Vi è potenza solo quando vi è la sua attuazione, né prima né dopo. Allora, il punto decisivo di Aristotele, che però, capite, apre qualche cosa che riguarda anche forse le forme di vita contemporanee, poi dico, perché insomma, mi pare che sono andato già un po' oltre il limite. Il discorso, sapete qual è la replica in grande stile di Aristotele? Noi non siamo, guardate che tutto si gioca su due verbi, einai, che in greco è essere, e ekein, che è il verbo avere. Noi non siamo la potenza, noi la abbiamo. E la relazione di avere, che è relazione tra eterogenei, tra poli tutt'altro che indiscernibili, segnati anzi dalla loro reciproca non identità. Quindi la relazione tipica, lo dice Aristotele, in questo caso, spiegatevela con lui, però tutto ciò che ci fa parlare a noi di potenza distinta dall'atto sta nel fatto che abbiamo questa potenza e non la siamo. E Aristotele dice: quello che conta è l'avere, relazione estrinseca di non identità, che dunque si può avere una sorta di polmone, di poter trattino qualcosa, poter amare, la capacità di amare nel senso di un coito, di una copulazione concitata o diligente, ma insomma, capite, la capacità dell'amore fisico. Questa capacità dell'amore fisico è qualcosa di non presente e non attuale, ma esiste anche quando non si fa l'amore, insomma, non si fa effettivamente l'amore. Perché l'abbiamo e non la siamo. Se la fossimo, qui c'è davvero la perizia argomentativa degli antichi parmensi megarici, se noi fossimo
E guardate, quel fossimo la potenza è qualcosa che poi ritroviamo in qualche modo anche in autori che molti di voi avranno prediletto o potrebbero prediligere. Spinoza, a mio parere, e Nietzsche, a mio parere la filosofia moderna in qualche modo riprendono per certi versi la posizione megarica. Ragazzi, c'è potenza solo quando c'è l'atto, non venite con queste fumisterie su una potenza che è una sorta di basso continuo, mai presente, che è non ora duraturo, perché questo significa... E Aristotele dice no, fra potenza e atto c'è una differenza cruciale. La potenza non è presente, non si colloca nel calendario, non ha realtà fenomenica, l'atto sì, e bisogna mantenere questa differenza affermando che noi la potenza non la siamo, ma l'abbiamo. Avendola non vi è nessuna incompatibilità con un vivente che, buon per lui, resta presente e reale. Ma sapete la conseguenza importante sulle forme di vita contemporanee di questo avere la potenza, che poi se ci pensiamo un momento non è altro che la posizione più sistematica. Leggete, sono 10 capitoletti, 25 pagine in tutto, il nono libro della metafisica, tanto c'entra poco con quello che precede e segue. È quello che si chiamerebbe ora su una rivista di fascia A, come la dicono l'università, che Dio li perdoni perché a noi non sempre riesce, la chiamerebbero trattato monografico, no, articolo monografico su potenza e atto. Questo è il libro nono della metafisica, Science Republic. Sì. Ecco, allora, in questo libro Aristotele aveva all'inizio detto una cosa di cui poi si pente. Aveva detto: guardate, ogni potenza, per esempio la potenza di correre una maratona, potenza, capacità, non sto correndo la maratona, però ho la capacità di correre la maratona. E così naturalmente quella centrale, zon, logon, econ. Logon la si intende che cosa? La serie degli enunciati che io ho pronunciato nella giornata di oggi, cioè gli atti di parola. Ma no, si intende la facoltà del pensiero o verbale. Ecco, Aristotele dice: quando è che dobbiamo considerarci in uno stato doloroso, in uno stato per cui non ci riesce di vivere come vorremmo? Lui dice: beh, se siamo impotenti. E quando è che siamo impotenti? Nel primo capitolo di queste 25 pagine dell'articolo su Science, Aristotele scrive: l'impotenza è la privazione, usa proprio il termine greco stelesis, la privazione della potenza. Come a dire, io sono impotente, sono nel senso della afasia, se per un anno non ho perso la facoltà del linguaggio. Non metto insieme due frasi significanti. Subito dopo si pente, non è che si pente, non è che dice ho sbagliato prima, ma quella era un approccio superficiale. Lui, criticando i megarici, i parmenzi di cui dicevamo, criticando questi megarici e dicendo che c'è la potenza distaccata e distinta dall'atto, mette a punto una nozione di impotenza che invece è molto significativa anche per leggere le forme di vita, direbbe il viennese, della società, della comunicazione centrifuga e del lavoro precario, grosso modo della nostra società, in cui dice sostanzialmente: vi è l'impotenza che conta, è un saldo possesso della potenza, addirittura un andar fieri di questo possesso. Certo che la ho la potenza, ma vi è una paralisi sistematica nella sua traduzione in atti. Quindi i megarici dicevano: se tu non traduci in opere, azioni, fatti, le tue capacità,
queste capacità che non esistono separatamente da questi atti non ci sono e sei impotente. Aristotele dice: no, l'impotenza è quando non viene meno la potenza, addirittura diventa prominente, viene in primo piano perché c'è solo lei. Per i megarici, quando vi è impotenza vuol dire non avere più la potenza, perché però non si è mai trattato di averla, ma essendo tutt'uno con la potenza è venuta meno la potenza. E nel caso che si può chiamare ormai aristotelico fra virgolette, nel caso che ci interessa, è invece un prominenza. Sapete quando qualcosa sporge di un edificio o di un comportamento? Vi è una sporgenza, un'evidenza della potenza. Vi è solo la potenza che resta tale e che non trova la via per la sua attuazione. Questo avere la potenza guadagna il massimo risalto quando vi è un blocco sistematico all'attuazione della potenza. Vi è soltanto potenza, non vi è che potenza, cioè capacità, abilità. E allora, per chiudere questo inciso su un tema che, facendo da titolo, deve essere comprato fra giornali più rispettabili, cioè dell'impotenza. Per chiudere, io non esiterei un attimo a dire che le nostre sono forme di vita caratterizzate dalla impotenza. Una duplice impotenza. Impotenza nel fare ciò che vorremmo, la cosa giusta, quel che è adeguato, e anche impotenza nel ricevere in modo appropriato gli urti della giornata. Potenza nella ricezione, impotenza nella ricezione, impotenza nell'azione. Soltanto che questa espressione sembra il lamento di un francofortese, filosofo di Francoforte, sconsolato, di nessunissimo interesse, se non aggiungessimo, ai miei occhi naturalmente, se non aggiungessimo che questa impotenza è causata da un eccesso, da una sovrabbondanza di potenza, inarticolata, per lo più amorfa, che non trova la via della sua, la paroletta greca per dynamis è energia, per la sua attuazione. È una sovrabbondanza di abilità, competenze, capacità che, non trovando la strada di una attuazione forgiata con cura, stagna e, come diceva mia nonna per i cibi in frigorifero, va a male, ma non che viene meno. Anzi, in un certo senso, l'assenza di un'attuazione puntuale mette addirittura più in risalto il carattere, come posso dire, potenziale della nostra vita. Ma tutto questo dipende unicamente dal verbo avere. Dipende dal fatto che noi abbiamo i nostri requisiti e le nostre prerogative di specie e non coincidiamo con esse. Tra l'altro, sarebbe interessante, per chi si occupa di letteratura, penso a Chekhov, ma naturalmente voi potete pensare a degli autori più adeguati, che hanno messo a nudo continuamente questa. Sapete quando si sta in un vestito troppo largo, troppo stretto? Ecco, questa sensazione del vestito troppo largo, troppo stretto, della non compenetrazione risolutiva, definitiva, con la propria vita, questa sensazione è stata narrata, è diventata. Però questa sensazione coincide con il fatto che abbiamo e non siamo la nostra natura e la nostra biografia, e abbiamo la nostra potenza. Per questo abbiamo a che fare con un'impotenza che coincide con un sovrappiù esibito di potenza. Ho la mia facoltà del linguaggio, sono fiero di averlo, mi vanto di averlo, e non trovo mai la strada per attuazioni puntuali, tolto stasera naturalmente. E allora, questo ruolo del verbo avere, che diventa particolarmente, come posso dire, stringente
e perfino doloroso quando ne va di facoltà-capacità. O facoltà-capacità, non sono queste facoltà-capacità, comporta alcune conseguenze rilevanti. E me ne cito una e poi la faccio finita. Una conseguenza rilevante è l'offuscamento, non vorrei usare la paroletta crisi, che va bene come l'apparecchio acustico, il sonnifero sul comodino, cioè se uno potesse lasciarlo da parte, la crisi o l'offuscamento della forma soggetto predicato. E la forma soggetto predicato ha il suo asse fondamentale in X e Y. A volte Y è un predicato analitico di X, quindi stava già nel concetto di X. Se invece è un predicato accidentale, casuale, storico, è tuttavia in quel momento indiscernibile da X. Questa forma soggetto predicato, per così dire, esclude. Tant'è che un grande linguista francese diceva: in questo caso il verbo essere non è nemmeno verbo essere, è una funzione grammaticale, come la concordanza di genere, svolge una funzione di unificazione, di identificazine fra due termini. Invece quando si dice X a Y, perché viene meno? Barcolla, entra in crisi, non è più incontrovertibile. La forma soggetto predicato, in terza elementare, almeno nelle mie elementari, in terza elementare ci avevano detto che funzionava così: soggetto, verbo e predicato, dove il verbo per eccellenza naturalmente era la copula. Perché non funziona più? Perché, vorrei darvi questa informazione linguistica perché a me mi colpì molto e quindi, diciamo così, tendo a condividere quello da cui sono stato colpito. Sempre un linguista francese, che è uno dei 4-5 veri filosofi del linguaggio del Novecento, ha detto: guardate, in poche lingue c'è il verbo avere. In poche lingue c'è il verbo avere. E dove c'è, è una formazione tarda, la costruzione di base, che in alcune lingue è rimasta tale, senza dar luogo ad avere. In altre lingue ha ceduto il posto ad avere, ma si fa ancora sentire alle spalle di avere. È Y è a X, come a dire, la facoltà del linguaggio è a Paolo Virno. Quindi c'è la preposizione a, essere a, qualcosa è a qualcuno, o a un'altra cosa, per carità. Questo essere a, si scopre che però non è limitato alla A. In molte lingue per dire avere si dice Y è con X. Y in russo si dice è presso X. Insomma, tutta la caterva delle preposizioni. Essere più preposizione. In questo caso evidentemente essere non è copula. E le preposizioni istituiscono un rapporto in cui il soggetto grammaticale non gode più di quella sua posizione di supremazia. Ricordate, X è Y. Adesso si dice Y è a, essere a, o è con, o è per, o è in X. Per cui il soggetto grammaticale, per molti aspetti, diventa una funzione interessante naturalmente, ma retta da una preposizione. È essere a qualcuno. L'amore è a Mario, o il cammello è con Giobbe. E questa centralità del rapporto preposizionale che sta sotto il verbo avere e annuncia, diciamo così, annuncia, contiene in sé una critica radicale, molto più di quella dei filosofi analitici oxoniensi all'inizio del Novecento, alla forma soggetto e predicato. Il soggetto non è più l'asse portante dell'enunciato, ma è dipende o è al dativo, è a
allora nelle lingue in cui c'è il dativo addirittura il soggetto dal nominativo passa al dativo, oppure è comunque retto da una preposizione. Questa messa in questione della forma soggetto predicato, se Dio vuole, messa in questione nei fatti, nell'uso linguistico, nelle forme di vita, non in un concorso universitario, che là sono sempre pronti a mettere in questione tutto se serve, eccetera, eccetera. Questa messa in questione è uno delle, non saprei dire se onori o oneri, dei pesi teorici che ci consegna il verbo avere. Avrei voluto aggiungere, ma vi giuro, vi risparmio, perché l'amicizia con quelle 5-6 persone di cui sono stato realmente amico in vita mia, l'ho capita meglio quando ho capito l'inerenza, la congiunzione fra l'esperienza dell'amico, dell'affetto, dell'amicizia e l'esperienza dell'avere. Ma come si diceva una volta, questo un'altra volta. Grazie. Cedo la parola a Rita Messori per una prima sollecitazione. Sì, grazie Vittorio. Più che sollecitata, io sono stata abbastanza destabilizzata, devo dire, dalla lettura di questo testo, che è un testo filosofico a tutti gli effetti, proprio perché ci destabilizza. E ha destabilizzato sicuramente quelle che sono delle mie abitudini mentali, no? Per riprendere un termine che viene utilizzato molto spesso all'interno di questo volume, che vorrei riprendere. E perché? Perché come del resto è successo durante le precedenti presentazioni, noi abbiamo capito che per comprendere il presente dobbiamo rifarci un po' al Novecento, no? Ci sono grandi autori del Novecento che dobbiamo riprendere e da lì partire per quella che può essere una mappatura concettuale che ci può essere utile per abitare il presente. Ora, è chiaro che il Novecento ci consegna una dicotomia fortissima tra l'essere e l'avere, cioè abbiamo passato dei decenni a, anche attraverso una, se volete, una critica radicale a quella che poteva essere una società capitalistico-borghese, a contrapporre l'essere all'avere, no? L'avere come possesso, l'avere come dominio, l'avere come esaurimento delle risorse, come accumulo. C'è stata una riflessione politico-sociale che ci ha portato a, da un lato, riaffermare proprio una dicotomia tra l'essere e l'avere, dall'altro lato a dimenticare quella che è una storia, come abbiamo capito, anche poco lineare, della storia di questi due concetti, no? Di questi due verbi importanti. Intanto abbiamo capito che attraverso la lettura del libro di Virno che non possiamo contrapporli, e questa è la cosa che mi ha colpito di più. Cioè, noi non possiamo pensare di contrapporre l'essere all'avere, e non possiamo nemmeno più riprendere, giustamente è stato citato Aristotele, quello che solitamente di Aristotele si impara al liceo, cioè che l'essere si dice in molti modi. E invece qui nel libro di Virno succede che scopriamo che l'avere si può dire in molti modi, cioè non soltanto nel modo dell'esaurimento, dell'accumulo, del dominio, a cui ci viene spontaneo pensare. E l'avere è fondamentalmente relazione. Questa è un'affermazione che magari oggi
è stata data un po' per scontata da Paolo, perché è un po' al centro di di questo volume, di cui noi abbiamo capito quali sono le rielaborazioni successive. E secondo me è proprio su questo che vale la pena riflettere. Cioè, intanto l'avere implica una non coincidenza, implica una relazione anche nei confronti di me stesso. No, nei confronti delle mie potenze, delle mie capacità, delle mie dionamisse. E l'altra cosa che secondo me vale la pena proprio ricordare di questo libro, che si legge tutto d'un fiato, ma che davvero è radicale, incisivo, è il fatto che noi non dobbiamo pensare all'avere, no, in modo univoco, lo dobbiamo pensare come delle pratiche di vita, cioè proprio come degli usi. Per cui se pensiamo non soltanto alle nostre potenze, cioè all'immaginazione, alla memoria, al nostro intelletto, alla capacità di sentire, dobbiamo pensare che sono capacità che noi utilizziamo in diverso modo, no? E che abbiamo bisogno di capire quei modi lì. E dobbiamo partire proprio, come diceva prima Paolo, dagli usi puntuali. A me questo è piaciuto molto, no? Cioè, dagli usi puntuali. Emerge chiaramente dall'utilizzo che viene fatto del linguaggio all'interno di questo volume, no? Che, come dire, vogliamo riscoprire il verbo avere, no? Lo facciamo a partire dal fatto che noi abbiamo il linguaggio, ma lo possiamo fare soltanto se prendiamo in considerazione gli usi puntuali che noi facciamo del linguaggio, e che mi porta a pensare che tanta linguistica che abbiamo studiato durante il Novecento magari si concentrava sulla struttura, sulla semantica. Ora c'è un uso, diventa un bisticcio di parole, c'è un'attenzione molto forte nei confronti dell'uso, dello stile, no? del linguaggio, di come utilizziamo le parole. E per chiudere, quello che io ho utilizzato di questo volume è il rapporto che noi abbiamo con alcuni prodotti delle nostre capacità, no? Che non sono soltanto l'avere un paio di scarpe o l'avere una macchina. Ad esempio, noi abbiamo prodotto dei prodotti culturali e possiamo parlare di beni materiali o immateriali che noi chiamiamo culturali. Quindi tutto il discorso che tu fai sull'avere, in termini di relazione, in termini di uso, mi sembra che possa essere utilizzato, se mi permetti questo, molto bene anche all'interno di questo contesto. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavi. Ah, scusa, l'ultima cosa, ne approfitto. Quando tu parli di blocco, a me è venuto in mente subito il blocco dell'artista. Cioè, ci sono dei momenti in cui noi mettiamo radicalmente in discussione delle abitudini e possiamo anche, come dire, un po' azzerare quelle che sono le nostre capacità, no? In attesa di riuscire a usarle in modo diverso. Ecco, allora parto dalla coda, da quest'ultima sollecitazione. Ci può essere un blocco, e allora, perché non usiamo la paroletta proibita, ci può essere una impotenza, un episodio di impotenza, non dovuto a uno scemare del desiderio, della capacità di mettere al mondo opere, ma da un sovrappiù. A me ha sempre colpito, naturalmente adesso mi riferisco alla paralisi dell'artista,
però per andare più di fretta parlo di una specie che riguarda soprattutto le persone giovani, i maschi giovani di impotenza sessuale. Ci può essere una incapacità di accoppiarsi, mettiamo, con la donna amata, si è simili a un eunuco o a un bambino, e quindi prevale l'indifferenza. E questo naturalmente trasponiamolo per quello che riguarda l'artista. È una caduta di tensione costruttiva. Però questo a me non interessa. A me interessa invece quel genere di impotenza sessuale o artistica caratterizzata addirittura da una esasperazione del desiderio e della potenza di accoppiarsi. E vi è una sovrabbondanza che si presenta come smodata, nell'accezione letterale del termine, priva di modi, cioè di quelle scansioni che la incanalano e permettono la sua energia sessuale o artistica. Quindi penso che in molti casi vi sia questa esasperazione della potenza che va a discapito della sua attuazione, ma tutto questo è possibile se e quando vi è un vivente che ha questa potenza, che non coincide con essa, se no non si avrebbero queste forme di sovraccarico. Io volevo, prendendo spunto da quello che hai appena detto, di la relazione fra tornare sulla relazione fra avere e uso. Ci deve essere una certa distanza per usare qualcosa. Questo vale perfino per il martello, naturalmente figuriamoci da dove è in questione ciò che più conta, cioè usare la propria vita. Ci deve essere una certa distanza, non si usa ciò a cui aderiamo. E l'uso è vissuto. Io una delle cose che detesto del nazista di Heidelberg lì è questo, a volte, come posso dire, evitare i problemi, a mio parere è così, e poi voi la su Heidegger la penserete diversamente, ma insomma evitare con una specie di filologia prêt-à-porter. Però in questo caso invece facciamola un po' di filologia prêt-à-porter. Pensate che dal verbo avere innanzitutto deriva i termini cruciali che sono, dal verbo avere, greco e latino, per capirci, quindi tutta la tradizione occidentale, i vocaboli cruciali di abitudine e abitare. Voi abitereste in un posto che è come il guscio per la lumaca? No, non parlereste di abitare, no. Ci deve essere una dissimmetria, una eterogeneità, un andare troppo largo o troppo stretto a volte il vestito, ma in tutti questi casi è un vestito, un abito, un'abitudine, un'abitazione che abbiamo, guarda un po'. E poi c'è una cosa, sempre la filologia prêt-à-porter. Ho scoperto da qualche parte, occupando del verbo avere, e poi voglio dire una cosa sullo stile, ricordamelo, perché a questo punto la mia condizione di sordastro comincia a lavorarmi, nel senso che per combattere la sordità provvisoria, beh, voi vi immaginate la cura più violenta di antibiotici che abbiate mai fatto? Era niente. Quindi, allora, mi ricordo di quello di una cosa sullo stile. No, questa, una parola cruciale, sapete qual è? È habilis, con l'H davanti, che viene da bere, da eken, eccetera. Perché? Perché abile
per noi significa solamente chi sa usare qualcosa, quindi chi ha la capacità, l'attitudine, la propensione a usare qualcosa che può essere il mio pollice destro o la facoltà del linguaggio o un mitra. Insomma, non è un problema poi che cosa si usa, ma l'abilità nell'uso. Invece abilis è una parola ripartita equamente fra la cosa usata che abbiamo e chi la usa, vale a dire abilis è la propensione a essere ben indossata di una certa collana, quindi è diciamo l'usabilità della memoria di un gruppo di neuroni, è la usabilità che fa il paio, non elide, ma fa il paio, si coalizza con la capacità di usare, usabilità e capacità di usare. Questa nozione di abilis, questa nozione biforcata di abilis, forse andrebbe tenuta in conto e sapendo quanto vi sono echi, come si dice, no, la cosa corretta è eco, non si mette al sino, ci sono eco della relazione estrinseca tipica del verbo avere. La usabilità, che è al tempo stesso capacità dell'uso, una bella signora che sa mettersi una collana e la collana che è propensa a farsi mettere, via dicendo. Questa bilateralità è possibile solo laddove vi è non coincidenza. Il problema dello stile, cosa hanno in comune, mettiamola così rapidissima, cosa hanno in comune due amici? Così richiami un po' caserecci e casuali. Aristotele dice che un amico è un altro me stesso. Detto in greco, che suona meglio, se suona meno da Baci Perugina, è eteros autos, eteros altro, differente, autos me stesso. Ora il problema dell'amico come altro me stesso è che io non potrei trovare in Mario o in Lucio un altro me stesso se non avessi già un'esperienza vivissima, innata, di alterità in me stesso. Come potrei anche solo formulare l'espressione Mario è un altro me stesso, ammesso che volessi proprio riprendere Aristotele dell'Etica Nicomachea, se non avessi un eteros autos in me stesso, se non avessi quell'antico libretto non proprio fortunato né meritevole, che era come era, l'ho diviso, senza passare per la schizofrenia, ma se non ci fosse questa distanza da me stesso, io non potrei essere amico di nessuno. Solo per un'amicizia animale, quindi prima è una cosa diversa. È impossibile. È una cosa diversa, sì, è una cosa di solidarietà di specie, di cooperazione più intelligente di quella che siamo capaci di fare noi, tutto quello che si vuole. Ma manca quella esperienza di scissione che ogni vivente linguistico ha. Allora, poi la domanda che mi sono posto io è, dice, vabbè, ma i due amici che hanno in comune? Qui c'è tutta la filosofia morale, Montaigne e quell'altro si dividono in due partiti che sono talmente prevedibili, dico, dopo che uno li ha letti un po', che non se ne può più. Quelli che dicono, gli amici condividono gusti, interessi, ideali. Quindi, mettiamo, diventano amici due architetti che amano il liberty e che rifuggono ogni volgarità. Quando scrivono lettere imitano il monologo interiore di Joyce. Hanno queste cose che li uniscono. Dice no, risponde l'altra scuola, perché lì si dà inevitabilmente gelosia e rivalità. Chi imita meglio Joyce? Allora dice no, devono essere molto diversi tra loro in modo che non si possa dare questa competizione. E allora il militante politico che vuole organizzare in qualche modo l'apparentemente inorganizzabile lavoro part-time, le vite part-time direi più che altro, il lavoro part-time contemporaneo, che diventa amico di un eremita cristiano radicale che non vuole invece avere a che fare con l'aldilà.
ma anche in questo caso non funziona perché a lungo termine troppe sono le urgenze, le tensioni. Allora, se queste due scuole sull'amicizia, diciamo così, non lasciano soddisfatti, anche se sviluppate da pensatori finissimi, qual è il problema? Forse quello che due amici mettono in comune, io Paolo Virno e Mario X, abbiamo messo in comune il distacco che ciascuno di noi aveva con se stesso, cioè il fatto che trovava in se stesso un eteros autos. Domanda naturalmente inevitabile. Quindi questo è un elemento, per così dire, specie specifico, si direbbe. Però se ce l'abbiamo tutti. Ecco, l'obiezione naturalmente è quella, dice, ma scusa, ma se ce l'abbiamo tutti, allora tutti dovremmo essere, o almeno potremmo essere amici di tutto. Qui interviene, purché non la si sprechi, la nozione di stile. Non voglio affliggere adesso con lo stile, ma diciamo la nozione di stile indica una maniera irripetibile, idiosincratica, di abitare quello spazio che ciascuno dei due amici ha nei confronti di se stesso. Allora troverete gli amici che per tutta una vita, anche in condizioni drammatiche, non hanno rinunciato alla battuta ironica, oppure gli amici che non parlano mai di quelle che i teologi chiamano le cose ultime, cioè il senso della vita, ma coscientemente, teatralmente si attengono sempre all'acqua minerale che c'è o che manca. Ci sono riti e tropi nel senso quello greco, delle metafore, metonimie e via dicendo, sineddochi eccetera, che arredano quello spazio di distanza in modo diverso, e presumibilmente quando finisce un'amicizia, certo va in rovina lo stile, che non è similarità di gusti né eterogeneità benefica, che è un'altra cosa, che in realtà quello che viene meno è convivere, condividere con l'amico, con l'amica, questo avere la propria vita, cioè vale a dire questa non piena coincidenza con l'esperienza e con la propria natura. E allora succede, guardatelo, a me è successo, ma comunque non voglio fare una legge generale, dico, uno dei casi possibili in cui finisce l'amicizia, che è una di quelle cose misteriose, se ci pensate, tra quando c'è un tradimento di quelli, ma non succede quasi mai così, cosa succede? Che uno dei due amici, o tutti e due gli amici, mettono in scena una surrettizia coincidenza con la propria natura e la propria vita. Cioè, come se non vi fosse più distacco, come se non avessero più esperienze e senso natura. E normalmente questo non saranno i motivi, ma saranno le modalità della fine di un'amicizia, in cui, per così dire, c'è un'improvvisa identificazione, come se si fosse tutt'uno, predicato analitico, copula con una caratteristica, un ruolo, una funzione e via dicendo. Ultimissima cosa, visto che ho nominato lo stile come al cuore di un'amicizia. Però attenzione, non è una roba da ermeneuti perduti. Lo stile è il modo in cui do una forma allo spazio vuoto che tanto Paolo che Mario hanno nei confronti di se stessi. È roba terragna, così sembra a me perlomeno. Non nel senso che ognuno costruisce un po' quello che gli pare. Io faccio uno stile scanzonato, tu fai uno stile tragicomico, e così andiamo avanti, tanto c'è posto per tutti. Quando io ero ragazzo, ormai non lo sono più, sugli autobus c'erano ancora i cartelli, avanti c'è posto. Ecco, qualche volta la febbre ermeneutica assomiglia al cartello, c'è posto per tutti. E all'ultima cosa che vorrei dire, ma se quello che ho detto all'inizio, che noi secondo Aristotele siamo la specie che ha e non è il linguaggio, lì c'è un po' un problema, perché a mio parere, la butto lì come cosa che capiterà,
No, un'altra volta che ci si vede si può discutere in maniera più equilibrata. Insomma, quello che crea un distacco dalla nostra vita e dalla nostra natura è proprio il linguaggio verbale. Il linguaggio verbale, a differenza di tutti gli altri sistemi, semmai ricchissimi di comunicazione, ha alcune caratteristiche, per esempio che il significato non è la denotazione. Cioè, io posso, non ci capiamo su un certo significato, a Ostia in questo momento c'è il mare agitato, ma ci capiamo sul significato di questo enunciato indipendentemente da come stanno le cose del mondo. Questa cesura fra significato, questa separazione fra significato e denotazione, ne potrei nominare naturalmente altre, ma ne basti una, è quello che determina distacco, non coincidenza, non consustanzialità con le nostre esperienze. Quindi è il linguaggio in generale, nel suo modo di essere, che determina quella disaderenza di cui poi il verbo avere si fa carico in modo specializzato. Il verbo avere è come il cristallo di qualcosa che riguarda il linguaggio verbale o il pensiero verbale nel suo insieme, e per così dire la parte specializzata. Sapete che c'è l'operaio specializzato da una parte che però esegue cose che sono in maniera pervasiva, diffusa, comune a tutto il ciclo. Allora, quando diciamo, per concludere dove avevo cominciato, che con Aristotele un animale che ha linguaggio, ci troviamo in una bella situazione, perché vuol dire che noi abbiamo ciò che determina in generale l'esperienza dell'avere, cioè quel linguaggio. Come posso dire, il linguaggio è al pari della memoria, dell'immaginazione, dell'insurrezione fallita un certo numero di anni fa, esperienze avute o competenze, facoltà che abbiamo, il linguaggio è certo qualcosa che abbiamo, ma è anche ciò da cui derivano tutte le relazioni improntate all'avere. Quindi noi abbiamo ciò che determina l'avere. Vi è un distacco da ciò che il logos produce, distacco. Qui vi è come una, come si chiama, quando una cosa si avvoltola su se stessa. Il linguaggio è sottoposto alla stessa legge che esso decreta, legge di non coincidenza, eccetera, eccetera. Vi ringrazio per la presenza, io non l'avrei avuta. Se posso, ti vorrei sollecitare su due punti. Allora, una cosa che a me convince molto di questa universalità umana del verbo avere consiste proprio in questa sua naturale determinazione a un'esternalizzazione e quindi al distacco. Quello di cui non sono completamente convinto è se l'umano, per addivenire a questo distacco, che sicuramente marca la differenza dal resto della natura animale, sia una proprietà del linguaggio. Allora, l'altro giorno leggevo su un giornale che degli archeologi, credo cinesi, hanno trovato su questo altopiano in Tibet delle impronte, in questo calcare, impronte di mani verosimilmente di bambini, di fanciulli. Allora c'è stato chi immediatamente dobbiamo spostare indietro la genesi dell'arte. Inibendoci queste scorciatoie, ma diciamo gli archeologi che non concorderebbero su questa scorciatoia rilevano comunque la verosimile disposizione voluta, intenzionale di questi pattern. Allora io pensavo alla differenza tra un animale che non ha il linguaggio, e qui parliamo di 260-290 mila anni fa, ok? Quindi, e sapiens sapiens, verosimilmente no. Un animale lascia un sacco di tracce, tanto è vero che altri animali seguono queste tracce per predarlo.
quello che nessuno ha mai trovato o non ha mai immaginato, un'evidenza di un animale che lascia volontariamente delle tracce configurandole in un certo modo. L'animale, quando è consapevole di sé, a un certo grado, io credo che molti animali lo siano, le sue tracce le cancella, no? Ecco, quindi qui in queste tracce, in queste impronte, io vedo una evidenza aurorale, forse tra 5 anni parleremo di auroralità, a qualcosa che sposta ancora più indietro, ma diciamo un aurorale manifestarsi di un'urgenza, di una potenza che mi porta a uscire da me. Allora, quello che chiedo, che ti chiedo, ormai l'ora è tarda, magari, ecco, abbiamo bisogno del verbo avere, o il verbo avere nella sua universalità, anche quando non c'è, l'hai spiegato benissimo, lo dici nel libro, si risolve col dativo. Ecco, abbiamo bisogno del verbo avere per avere questa esternalizzazione, questa ossessione per l'uscita da sé, o il verbo avere e quindi il logon la eredita da altre potenzialità? Ecco, questa è la mia domanda. La tua incertezza è anche la mia, cioè trovo nel modo in cui è strutturato e organizzato come un organo biologico fra i tanti il linguaggio verbale delle pezze d'appoggio potenti per spiegare questa relazione estrinseca con il mondo e con la vita, però che da qui a dire che perché le si trovano anche copiose, ricche nel linguaggio, vi siano solo nel linguaggio, ce ne passa, e io il passo non lo voglio compiere neanche un poco. Ecco, questa è quando tu dici questa tensione, a volte spasmodica, a uscire da sé, a guardarsi da fuori. C'è più filosofia nelle prime costruzioni o nei primi usi di oggetti naturali a mo' di specchi, costruzione di specchi, c'è più filosofia in quel passaggio che in chissà quante poi cose troppo reputate successive. Ecco, questa tensione a uscire da sé. E c'è questo qui che non è che mi sta particolarmente simpatico, ha solo il vantaggio di essere stato l'unico dei grandi autori dell'antropologia filosofica a non essere nazista. Vi capite bene, insomma, è un pregio. Plesner, mentre uno che semmai è anche più acuto di Plesner, Gehlen, era nazista, eccetera. Comunque, questo Plesner, che almeno un libro ha provato a farlo in relazione alla ricerca biologica, cioè i gradi dell'organico e l'uomo, sì, che in italiano poi è stato pubblicato forse da Bollati Boringhieri. Comunque, insomma, a un certo punto, come di sto Plesner, che comunque vale la pena di tenere in conto quella, mi interessava questa nozione di eccentricità, cioè lui diceva solo nel grado organico, o che chiamiamo sapiens o come vogliamo chiamare, vi è o comunque si manifesta effettivamente questo guardarsi dal di fuori, che assomiglia per alcuni versi alle tracce di cui parlavi tu e a questa tensione spasmodica a uscire da sé. Che non vuol dire naturalmente che non abbiamo un centro biologico da un certo punto in poi, storico, quello che volete. Il problema è che questo centro, restando tale, ha la tensione all'uscita da sé. Quindi è il centro che resta centro a spingere alla costruzione di una prospettiva esterna. Allora, il problema è questo, questa eccentricità,
A mio parere, lo dico nel libro e quindi lo dico qui adesso solo come barzelletta numerata, sapete, a un certo punto in poi la gente non racconta più le barzellette, ma dice la 56, tutti più o meno ridacchiano se si ricordano qual è la 56. Io sono convinto, nel libro lo dico, che tutta quella nozione, perlomeno infida, spesso maleodorante, e però che si è riproposta, la nozione di Geist, spirito, lo spirito che è, non è né l'insieme delle relazioni sociali, né la squisita interiorità, cioè, è questa sorta di formazione intermedia. Vittorio anni fa parlò dello spirito, secondo me, quando parlò di uno spazio noicentrico, che significa che non è un noi somma degli io, è un noi che precede e rende possibile l'io. Comunque questo io, questo spirito, questa dimensione intrinsecamente sovraindividuale del pensiero, se volete impersonale, diremmo oggi naturalmente, dell'azione del pensiero umano, che giustamente ha bisogno di un nome proprio, non puoi dire né psiche né società, è una cosa che va nominata e che è stata nominata con questo termine inutilizzabile. Spirito forse coincide un po' con questa necessaria eccentricità provocata dal modo stesso in cui è fatto il centro della nostra vita. Ora, il modo in cui è fatto il centro della nostra vita, guardando la cosa sul piano filogenetico, appunto, non guardando o facendo l'autoscatto adesso, sul piano filogenetico coincide il modo in cui è fatto il centro della nostra vita nel linguaggio verbale? Oppure vi erano in realtà già funzioni, modi di fare esperienza, modi di abitare il mondo e funzioni comunicative che, pur essendo ancora assolutamente lontane dal linguaggio verbale, erano capaci di lasciare quelle tracce? Questo non lo so, ma allora chiamerei già eccentriche o paradossalmente spirituali, seppure prelinguistiche, quelle tracce. E però non si può fare ancora un punto, si possono scegliere, ma adesso non è certo il caso, si possono scegliere dei test sui quali interrogarsi, non litigare, dei test. Io non lo so, perché sono, purtroppo ho molte letture, non le ho fatte, che avrei dovuto fare negli ultimi anni, non so se gli animali si suicidano. Si suicidano nel senso letterale, non se di lasciarsi morire per inedia, con quella relazione per cui la vita è a noi, ma qualcosa che è a noi, con cui non coincidiamo, può essere anche dimessa, da cui le riflessioni di quello è un test. Forse quelli che avevano cominciato a lasciare quelle tracce intenzionali cominciavano ad amministrare anche quella capacità eccentrica di guardarsi dal di fuori, che permette quel test estremo che, col titolo italiano del libro di Jean Améry, è levare la mano su di sé. Nel ringraziare il pubblico che ci ha seguito con grande attenzione fino adesso, l'ora è tarda, ma non vorrei privare chi volesse approfittare dell'occasione per suscitare un quesito, una domanda, un chiarimento. Ecco, prego. Approfitto perché non so se ci saranno altre occasioni per riuscire a fare delle domande in diretta. So che è stanco, che ha già dato tanto oggi, insomma, in questa presentazione molto bella. Io ho preso questo libro, ho acquistato il libro da poco, quindi ho letto la parte sull'amicizia perché è la prima cosa che mi ha così incuriosito. Poi conosco gli altri suoi scritti, quindi so un po', ecco. Quello che volevo dire rispetto all'approccio proprio del problema dell'avere. Innanzitutto l'aspetto del sentirsi sentire, che comunque è una cifra del discorso aristotelico, e anche questo concetto di impotenza e potenza, visto nella dimensione appunto di una
un tentativo di spiegare il divenire, perché poi l'accezione aristotelica era uscire dall'impasse del essere e non essere, quindi riuscire a dare questo senso del divenire. E visto che Wittgenstein è un filosofo che apprezzo anch'io molto, diceva che il linguaggio ha pronte tutte le sue trappole. E questo, a questo punto, per esempio, mentre lei ragionava sul discorso dell'impotenza e potenza, parte un certo fastidio del termine, no? Perché ovviamente richiama tutta una, diciamo, appunto, forma molto maschile o maschilista di vedere i problemi, e però chiaro che è potentissima questa immagine, quindi ha molto senso. Io stavo pensando, rispetto al modo in cui lei ha collegato la contemporaneità, io trovo per esempio invece proprio il concetto di impossibile e possibile, cioè trovo che sia molto forte invece proprio l'idea che l'impossibile che abbiamo perso nel nostro tempo, perché siamo sempre in prestazione, siamo sempre nella potenza d'essere continua, dobbiamo sempre essere performativi, ha invece questa modalità dell'impotenza, la vedo più come cerchiamo il nostro impossibile, che forse è lì che si annida il limite di un essere sempre comunque sovraesposti, sovraperformativi. E quindi secondo me da questo punto di vista anche tutta l'analisi che viene fatta sul corpo, inteso come avere un corpo ed essere un corpo. Ecco, io l'accezione dell'essere un corpo, seppur siamo sempre dentro un linguaggio, perché stiamo parlando di corpo, usiamo le parole e il linguaggio, però questo sentirsi sentire è qualcosa che ci riporta all'essere. Non so se... cioè il mio è stato proprio le sollecitazioni che mi ha dato durante l'intervento. Sì, io sono d'accordo che una caratteristica del, diciamo, del nostro tempo è una frenetica necessità di aggiornarsi sui modi migliori di restare aggiornati, quella sorta quello che mi chiedo appunto è se questa, naturalmente poi i miti, diciamo le parole storiche di tutto questo sono l'abitudine a non avere abitudini, la duttilità, la formazione ininterrotta, no? Evocano questa febbre in cui si amministra la propria potenza proprio perché non la si può attuare, usare. Quindi su questa diciamo fotografia di frenesia, se vuole, maschile, che però appunto ha avuto un potere, ahimè, di contagiare anche l'altra metà del cielo, questa amministrazione che esclude l'uso della propria potenza, concordo con lei. Sull'evocazione del, ecco, due cose dopo il concordare, sulla nozione di limitare, di limite, di limitare, e il possibile, la nozione di possibile è una nobilissima nozione, categoria, modalità, viene chiamata la modalità del possibile accanto alla modalità del reale, la modalità del necessario, no? E allora parto da... Posto che siano antitetiche. Appunto, non voglio dire, sono coalizzate, si sostengono l'una con l'altra, sarebbe, e a mio parere, fra l'altro, lo stesso verbo avere, proprio perché... esclude la piena identità con esperienza o natura, apre il terreno delle modalità, cioè proprio perché non sono identico a qualcosa, con questo qualcosa il rapporto può essere possibile, necessario, reale. Quindi penserei in generale il ruolo sintetizzato, simboleggiato dal verbo avere nella natura umana in termini di modalità. Ma dicevo, possibile, qual è il problema del possibile? Che lo distingue, a mio parere, mi è sempre sembrato così, da potenza.
Per potenza intendiamo, mettiamo facoltà del linguaggio, così ce la caviamo in fretta, eccetera. Oppure capacità di suonare il violino, se vuole. La potenza, capacità di violare il violino, non lavorate troppo su quello che sui lapsus. La potenza esiste. Sta qui nell'emisfero sinistro, non so dove sta, ma insomma certamente esiste la potenza di parlare, la facoltà di parlare, o la capacità di suonare il violino, tolto un ictus devastante che fa dileguare tutti i tasselli di quell'arte. Esiste, mentre ma è indeterminato, non si sa cosa suonerò io che ho la capacità di suonare il violino, né si sa come realizzerò, attuerò la facoltà del linguaggio. Quindi esiste ma è indeterminata. Invece la nozione di possibile, per cui la maneggio, è che è contenutisticamente determinato. Uscendo dalla casa di quell'amico mi viene in mente che sarebbe stato possibile dirgli una frase azzeccata o benefica. Quindi è contenutisticamente determinato, ma non esiste. La differenza è che il possibile per definizione non esiste. La potenza, nel senso di facoltà o capacità, per definizione esiste. E il possibile ci può anche affascinare di più, perché mettiamo a degli enunciati possibili, che quindi sono ben determinati, soggetto, verbo, predicato, articolazioni, subordinata, eccetera. Quindi è determinato ma inesistente. La facoltà di parlare o di suonare il violino è indeterminata in quanto puro poter dire o poter suonare, ma esiste. Cioè è una per questo volevo solo dire questa differenza. Poi sul problema del limite, il problema è, siamo d'accordo o no con l'inoperosità propugnata ormai parecchi anni fa da un filosofo assolutamente rilevante, comunque si stia comportando negli ultimi anni, non tutti invecchiano bene, che è Giorgio Agamben, no? Sull'inoperosità si atterebbe di capirsi, cioè se inoperoso, naturalmente inoperoso lo applichiamo rispetto o mettiamo la facoltà del linguaggio, cioè il silenzio fa bene, la pausa, con tutti i problemi anche del ritmo nel pensiero verbale, senza ritmo è difficile che si dia un pensiero decente, eccetera, eccetera. Quindi inoperosità in questo senso, no? Della pausa, della sospensione, della non attuazione più o meno volontaria della propria facoltà. Sapete che vi dico, per un anno non suono il violino, ve ne dispiace? No, ma insomma anche se me ne dispiacesse, non... Questa inoperosità, se vuol dire dare modi alla propria facoltà, non lasciarla essere smodata, perché smodata poi significa incapace di tradursi in atti desiderati, rilevanti e via dicendo, se questo naturalmente va bene. E allora vi è come la necessità di articolare l'amorfo. Se noi abbiamo un rapporto diretto con la facoltà del linguaggio come tale, o balbettiamo o ce ne restiamo zitti, è un rapporto abbacinante se non trova le sue forme di mediazione. Se questa mediazione la vogliamo chiamare per alcuni versi in operosità, facciamo pure. Però io parlerei più di una articolazione, di una scansione, di una limitazione della dynamis in quanto tale, che non da, perché il problema è anche le conseguenze delle proprie parole, che quando si parla di inoperosità, sia pure intendendo qualcosa del genere da principio, si rischia naturalmente di costruire una nicchia per redditieri che non desiderano compromettersi più di tanto e che quando l'epoca ruggisce vanno in campagna, capisce? Non sto dicendo che fosse l'intenzione di chi ha parlato di inoperosità, però almeno delle proprie parole bisogna essere responsabili.
Scusate. Abbiamo un tempo contingentato. Ho risposto io troppo lungo, ma no, non sta bene, non è prolisso. La concisione è... complessi. Se c'è una domanda rapida, chi vuole parlare ne ha facoltà. Ne ha facoltà, sì. O per stasera taccia su questi argomenti. Vi ringraziamo per la vostra presenza e ringraziamo il professore che ha provato energetico nonostante l'antibiotico. Sì, sì, infatti. Cercavo di lasciare tracce. Beh, questa cosa l'ho letta anch'io, ma non ho letto un vero testo come la raccontassi.